purtroppo stiamo lasciando un deserto. Quello che vediamo qua dietro purtroppo è quello che rimane, quel poco che rimane. Si sente la disperazione, si sente la rabbia, ma non si sente la rassegnazione, si sente tanta fraternità tra le persone in difficoltà, tra chi ha ancora la copertura degli ammortizzatori sociali e chi l'ha già persa e non sa più come andare avanti. C'erano materiali come la pece, come l'allumina, come il silicio, come tante materie prime che non erano sicuramente molto ottimali dal punto di vista salutare. Eppure la gente per 1.000 euro viveva dignitosamente, per 1.000 euro andava a lavorare tutti i giorni e portava un reddito a casa e si costruiva un futuro. Oggi tutto questo non c'è più. In una prima fase il ruolo del sindacato è stato condannare l'atteggiamento di una multinazionale che ha avuto in regalo un'azienda così importante negli anni 90, ne ha fatto tutto quello che ci doveva fare, l'ha depredato il territorio, lo ha lasciato in questa condizione e nel 2012 con una email ha deciso di scappare dall'Italia facendo le valigie. La paura è quella di fare un salto nel buio perché non sappiamo come andrà a finire. È chiaro che per il futuro, per questa terra, la soluzione non potrà essere solo l'industria. L'industria primaria d'alluminio è sicuramente importante, ma la soluzione dovrà valorizzare ancora di più quanto di bello c'è nella cultura e nella bellezza di questo territorio. Di solito alle manifestazioni fai fatica a distribuire le bandiere, tutte le manifestazioni a Roma invece arrivano da Civitavecchia, scendono dai pullman e vedi ragazzi di 20 anni che non hanno dubbi, prendono in mano la bandiera della FIM e questo, oltre a riempirmi di orgoglio, significa che qui si è lavorato bene nello spirito vero della FIM, combattività nella lotta, intelligenza, tenacia e determinazione nei negoziati per le soluzioni. Il posto di lavoro non si tocca, non si tocca. È troppo facile venire a seguire i cortei e dirci che stanno con noi. Io il giorno che ho incontrato insieme all'RSU Bersani, Micela, Alfano e Casini, vi ricordate? Fare tutto tranne che accodarci alla politica che ha sempre spiegato, ha ingannato questa gente dicendo che si poteva fare ben altro, con un ben altro che non è mai stato né costruito né programmato né pensato. Allora il nostro compito oggi è pensare, progettare, costruire il ben altro, ma nel breve la liana, diciamo, a cui aggrapparsi è l'industria. Tutta questa forza che dobbiamo essere capaci di nuovo di tirar fuori sia rappresentata nei confronti del governo. Guardate, questo è fondamentale non solo per i lavoratori di Alcoa, ma per le tante centinaia di migliaia di lavoratori.